Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Calcio d'Inizio, tutto in una settimana perché si sta verificando quella che sta per chiudersi, è stata una 7 giorni di fuoco in casa Palermo, ricca di avvenimenti importanti, aperta dagli AD di Gasperini e lo Monaco e che vedrà il suo culmine nella giornata di domenica in occasione della partita interna contro il Pescara, scontro salvezza fondamentale per la formazione di Rosanero ormai guidata dal nuovo tecnico Alberto Malesani. Ovviamente parleremo del ribaltone in casa Palermo, trattando anche i temi relativi al prossimo impegno, come detto, contro il Pescara. Lo faremo con i contributi, ma anche con i nostri ospiti in studio. A questo punto mi sposto subito a presentarli. Buonasera e benvenuto a Calcio d'Inizio al collega di Ital Press Paolo Costa. Buonasera Paolo. Buonasera, bentrovati a tutti. E buonasera anche al collega di Palermo News, Salvo Bavari. Buonasera Salvo. Buonasera. Quindi Paolo, abbiamo parlato un po' di quanto è avvenuto in settimana, gli AD di Lo Monaco e Gasperini, ti aspettavi questo ribaltone e che idea ti sei fatto di quanto è avvenuto? Ma è un certo ribaltone me lo aspettavo pure, perché ormai si conosce molto il presidente Zamparini e quindi dopo la sconfitta di domenica scorsa molto importante con l'Atalanta mi aspettavo che certamente ci sarebbe stato sicuramente un provvedimento nei confronti di Giampiero Gasperini. Abbiamo visto che nelle ultime settimane l'allenatore rosanero non sembrava più tranquillissimo nelle sue scelte. Sicuramente avranno inciso anche i problemi personali. Ricordiamo che ha perso padre e madre nel giro di 20 giorni. Sì, è vero, anche se sono persone anziane, sono sempre i genitori e quindi certamente una situazione di questo tipo può certamente influire. Poi ci sono stati tutti gli acquisti, gli arrivi, una squadra completamente rivoluzionata e quindi mi sarei aspettato dopo gli ultimi eventi il suo esonero. Non mi sarei aspettato invece il cambio con Lo Monaco, con Pietro Lo Monaco, perché eravamo quasi tutti convinti che questa fosse la strada che indirizzasse il Palermo verso il futuro. Invece anche questa volta non è stato così, anche questo non è il progetto definitivo, noi speriamo sempre di vederlo col Palermo. E adesso siamo nelle mani di Giorgio Perinetti, che comunque è sempre una persona molto ma molto competente e che potrà veramente esserci utile. Però speriamo che questo progetto possa avere una continuazione nel tempo. Salvo, una nuova puntata della telenovela Palermo, potremmo dire, stavolta a farne le spese Pietro Lo Monaco e Giampiero Gasperini. Io, per collegarmi a quanto detto prima da Paolo, me lo aspettavo questo ribaltone per la semplice ragione che ormai ci siamo abituati. Parliamoci chiaro, ormai possiamo dire che nella Palermo calcistica vige una sorta di regime totalitario. Quindi diciamo, possiamo dire che ogni forma di autonomia viene soffocata. Qui non c'è spazio per qualità come la personalità, la competenza. E poi succede che i Panucci, i Sogliano, i Lo Monaco sono costretti ad esportare le proprie qualità altrove. Del resto poi si sa come ha fatto Zamparini. Zamparini dice tutto è il contrario di tutto. Con lui funziona così, o servilismo o niente. Della serie prendere o lasciare. Mi dispiace per Pietro Lo Monaco, che personalmente reputo un grande dirigente, un tipo tosto, un tipo dalla mentalità vincente e che soprattutto aveva già instaurato un grande feeling con la piazza palermitana. Lui stesso oggi ha dichiarato che ha ricevuto più affetto in questi 3 mesi di Palermo che non in 9 anni a Catania. E mi dispiace quindi per questo addio, al di là anche delle parole di Brienza, che oggi è stato molto duro, che l'ha definito un tagliatore di teste, e quindi proprio volendo trovare un neo nella gestione tecnica di Lo Monaco, direi che la cessione di Brienza mi ha lasciato molto perplesso, perché a mio avviso, non ne capirò nulla di calcio, però a mio avviso Fabbrini non vuole Brienza.
Quindi Giorgio Perinetti, chiamato a sostituire Pietro Lomonaco, lo stesso dirigente ha spiegato i motivi del suo ritorno in Rosanero nel giorno della presentazione del nuovo tecnico. Alberto Malesani, andiamo dunque a sentire le parole dei due nuovi volti in casa Palermo. Io penso che il mio contratto al Palermo, da quando sono venuto qui la prima volta, sia un contratto d'affetto e un contratto praticamente a vita per la partecipazione e il coinvolgimento. Mi è stato chiesto di dare una mano, sono qui solamente a dare una mano, spero di dare una mano. E perché ritengo comunque, personalmente, non poter mai dire di no a una chiamata di questa società. L'ho fatto con Presidente Polizzi e Ferrara, l'ho fatto con Presidente Sensi D'Antoni, lo faccio oggi con Zamparini. Lo farei domani con chiunque appartenesse al Palermo e volesse una mano per il Palermo. Che quella che dobbiamo tentare di fare da oggi è un'impresa, nel vero senso della parola. Questo deve essere accettato, con grande senso di realtà, con grande senso di responsabilità. Ma non c'è nessuna squadra al mondo che può fare un'impresa da sola. Non c'è nessuna squadra al mondo che non può fare un'impresa senza una società e una proprietà vicina e attenta, senza un club efficiente che cerca veramente di assecondare questo tentativo di risalire la squadra. Non c'è nessuna squadra al mondo che può lottare senza l'appoggio di un apparato mediatico giustamente critico, ma comunque sereno nei giudizi. Non c'è nessuna squadra al mondo che può realizzare un'impresa senza una difensoria che rimanga a questa squadra vicina, rimandando alla fine conti, accuse, processi. Senza un ambiente unito, sinergico e che affronta questo con realismo, questo momento di difficoltà, in maniera univoca, forte, determinata, volendo fortemente evitare un risultato che, se negativo, coinvolge tutte queste componenti, e allora l'impresa è veramente difficile. Se riusciamo a recuperare le energie dell'unità, l'energia che dà l'unità di intenti, questa impresa può diventare anche possibile. Alla fine faremo conti, considerazioni, divisione di responsabilità, processi e quant'altro. Oggi serve pensare tutti in un modo solo. Un mio presidente, tra i tanti che ho avuto, perché le mie esperienze professionali non sono state monotematiche, ma sono state divise tra tante società, tra tanti rivieni, diceva: se sogniamo da soli, uno per conto suo, il sogno non si avvera. Forse se sogniamo tutti insieme, il sogno si avvera. Ora qui non si tratta di un sogno, perché si tratta di lavorare e di realizzare qualcosa di concreto. Però ripeto, solo con un senso di unità si può evitare qualcosa che segnerebbe club, città, proprietà e individualmente qualsiasi professionista opera per questo club, perché un insuccesso rimane un bollo rosso sulla spalla di ciascuno e questo è da evitare nella maniera più assoluta, con impegno, con un po' di fortuna e col lavoro, che è l'unica cosa in cui possiamo credere per riemergere. È chiaro che nel momento in cui ho deciso di venire a Palermo ho fatto anche un'analisi personale della rosa che ho a disposizione ed è quello che mi ha portato anche a dire sì al Presidente, nel senso che io credo che ci siano le possibilità per fare l'impresa che Giorgio ha menzionato più di una volta. Non è questione di argentini o di etnia. Il discorso comunque va generalizzato, ecco, e quindi speriamo che comunque dentro questo gruppo qua, al di là delle risorse tecniche, di trovare dei ragazzi che capiscano velocemente adesso che noi stiamo ripartendo per dare una svolta, e la svolta la dobbiamo dare velocemente a questo campionato che, per i motivi, per una corretta analisi come ha fatto Giorgio, siamo arrivati a un punto che è delicato. Ecco,
L'importante è che dentro a questo gruppo qua ci siano ragazzi che hanno senso di responsabilità e tanta voglia di risalire. In questo devo essere bravo anch'io, come tutti quanti quelli che lavorano insieme a me, a fare la famosa scintilla, a far esplodere la famosa scintilla, in modo che tutti quanti riusciamo a dare quel qualcosa in più che ci permetta di riallinearci con quelle che sono magari le qualità di questa squadra. Per quanto riguarda invece il discorso di Pescara, ecco, allora io dico, riprendo una parola che prima ha detto Giorgio, rimuovere è importante. Ora noi dobbiamo essere bravi a capire che non bisogna pensare a quello che è successo domenica, l'altra, qua bisogna solo pensare a Pescara in termini, è una partita come saranno quelle che mancano da qui alla fine. Dobbiamo entrare a posto sotto il profilo tecnico-tattico, sotto il profilo mentale, con l'ambiente giusto che ti asseconda. Tutto qua, io la vedo una partita semplicemente importante ma non definitiva, da affrontare con la giusta serenità, personalità e basta, stop. Non vedo da non caricare ulteriormente e di mettere dentro tutto quello che abbiamo, in modo da non aver mai nessun rammarico finita la partita. Ecco, questa è la cosa che chiederò anche ai ragazzi. Dar tutto, in modo che quando hai finito non hai nessun rammarico. Quindi un vero e proprio affare di cuore il suo ritorno a Palermo per Giorgio Perinetti. È stato chiaro, Paolo, il dirigente, al Palermo non potevo dire di no. In realtà lo ha fatto con i fatti Giorgio Perinetti, perché è vero quando dice che ha detto di sì a Ferrara e Polizzi, ha detto di sì a Sensi, lui dice di sì a questa maglia rosanero, quindi l'affetto che Perinetti ha per questa piazza è ben noto a tutti e credo che sia anche ricambiato. Poi penso che abbia anche una voglia di rivincita, perché giustamente, se dobbiamo analizzare giustamente quello che è stato il calciomercato iniziale, dobbiamo dire che al timone c'era Giorgio Perinetti, quindi è ovvio che qualche errore è stato fatto ed è stato fatto anche da lui. Noi eravamo contenti quando all'inizio del campionato era stato scelto proprio Perinetti per portare avanti questo progetto. Eravamo contenti perché appunto pensavamo che con il suo carattere pacato riuscisse un po' a fare da contraltare a Zamparini, che sappiamo tutti è molto focoso. Ecco, questo però non significava dire sempre sì al presidente. Noi non sappiamo se è successo questo oppure se anche Perinetti ha commesso i suoi errori nella costruzione di squadra, che sicuramente ci sono stati. Quindi per lui questa può essere una buona occasione. Non dico questa perché ormai la squadra è costruita, lo Monaco ha condotto il mercato di gennaio, quindi Perinetti da questo punto di vista potrà fare ben poco. E poi magari parleremo anche di lo Monaco, perché secondo me non è stata così perfetta questa campagna acquisti. Per quel che riguarda invece la scelta di Malesani, sono contento di questa scelta, perché è un allenatore che nello stesso tempo riesce a caricare la squadra, riesce a dare un certo carattere, che sappiamo che è quello che è mancato a questo Palermo, perché il carattere è veramente mancato in molte circostanze, e poi ha anche competenza tecnica, perché non ci scordiamo sempre che è un allenatore che ha vinto e questo non è da sottovalutare. Io invece volevo andare un po' controcorrente rispetto a Paolo, perché per Malesani parla la sua carriera. Stiamo parlando di un allenatore che al di là di una parentesi felice a Parma, dove in realtà ha fatto benissimo, poi si è un po' perso per strada, cioè è diventato un allenatore famoso per i suoi sfoghi durante la conferenza stampa, però sono d'accordo con Paolo quando dice che dal punto di vista caratteriale forse potrebbe trasmettere qualcosa in più a questa squadra, perché devo dire che la pecca principale del Palermo penso che sia proprio una mancanza di carattere, che si è vista anche domenica contro l'Atalanta. Cioè, per dire, l'Atalanta è venuta a Palermo a giocare al Barbera in un contesto totalmente ostile, è riuscita a fare la sua partita, è passata in vantaggio, ha raddoppiato, ha subito il ritorno del Palermo, ha resistito agli assalti finali del Palermo. Dico, questa...
denota comunque un certo carattere della squadra, è quello che al Palermo è mancato. Il Palermo è una squadra che di fronte alle prime difficoltà si scioglie come neve al sole, proprio si sfarina, e per un obiettivo importante come la salvezza, se manca il carattere, ragazzi, si fa dura, davvero dura. Diciamo che sotto il profilo del carattere, ad esempio, Perinetti è l'opposto magari di Lo Monaco. Forse è inciso anche questo, il fatto che magari Perinetti possa essere ben visto dallo spogliatoio. Questo non lo so, poi Lo Monaco, il rapporto di Lo Monaco con i giocatori, però Lo Monaco era uno che all'interno dello spogliatoio era capace di trasmettere molta, molta grinta, quindi sotto questo punto di vista aiutava molto anche l'allenatore. Perinetti è un tipo forse un po' più pacato, però in realtà poi non sappiamo come si comporta dentro lo spogliatoio. Certo, ora però Paolo, in molti hanno detto, beh, è tornato Perinetti, ma dovrà gestire gli uomini di Lo Monaco. Ti ha convinto questa campagna acquisti invernale? Ma innanzitutto io non farei più il distinguo, quello è un giocatore di Lo Monaco e quell'altro è un giocatore di Perinetti. Adesso veramente siamo arrivati in un momento veramente importante e delicato per il futuro del Palermo, per cui non si possono fare più questi discorsi. In questo momento c'è il Palermo, c'è il Rosanero, bisogna salvare questa squadra tutti insieme, e quindi non fare il discorso. Per quello che riguarda invece la campagna acquisti, secondo me non è stata così perfetta la campagna acquisti. Lo Monaco non ha preso alcuni giocatori che erano fondamentali per questa rosa, non ha preso un difensore centrale, un altro buon difensore centrale, il Palermo lo doveva prendere, perché è un reparto, soprattutto se giochi a tre, che ti serve. Quindi abbiamo una carenza in questo settore. Poi non ha preso una punta centrale, perché neanche Boselli lo è. E al Palermo mancava proprio un giocatore che potesse dialogare con Miccoli in primis e poi con i trequartisti. Infatti, se una cosa non mi aspettavo dalla campagna acquisti era l'arrivo di altri trequartisti. Io non so che ce ne facciamo, veramente ce ne sono tantissimi. Noi avevamo Ilicic, avevamo Brienza che non avrei mai ceduto, e c'erano anche Zavi, insomma c'erano tanti altri, avevamo tantissimi in quel ruolo, un ruolo che poteva essere anche coperto da Giorgi se non fosse stato ceduto. Secondo me questa è stata condotta male, questa parte di campagna acquisti. Troppi trequartisti. Ancora oggi è così. Se andiamo a analizzare questo momento, ce ne sono tanti che si potrebbero pestare i piedi, anche tra questi argentini che sono arrivati, e molti occupano questa posizione in campo. Quindi adesso qui ci sarà molto da lavorare da parte di Malesani. È una cosa che condivido di Malesani, che già ha manifestato l'idea di giocare con il centrocampo a 5. Secondo me questa potrebbe essere veramente la migliore situazione di gioco per la rosa attuale del Palermo. Certo, mi dispiace se rimarranno sacrificati molti giocatori bravi, perché anche Fabbrini lo è, anche i nostri lo erano, anche gli argentini non li conosciamo bene, però non sono certo dei giocatori sconosciuti. Quindi dispiace, però in questo momento bisogna badare al sodo, è un centrocampo sodo. E in questo momento è molto importante, perché il Palermo spesso si è trovato in inferiorità numerica proprio a centrocampo, e sappiamo che le partite si vincono molto da quel reparto. Però è anche vero che a centrocampo spesso abbiamo lamentato una mancanza di qualità. Quindi sotto questo punto di vista l'arrivo di Forlin magari può aumentare la qualità del centrocampo rosanero, soprattutto nella manovra in verticale, perché abbiamo visto come il Palermo spesso gioca o con passaggi orizzontali o con passaggi all'indietro, quasi come se fosse una manovra rugbistica. Quindi magari l'auspicio è che l'arrivo di Forlin possa innalzare il tasso tecnico della squadra. Ma Salvo, troppi argentini a gennaio o mossa inevitabile di un mercato difficile? Entrambe le cose. Cioè, è sicuramente una mossa inevitabile, in quanto il mercato di gennaio è sempre difficile, perché è chiaro che chi ha i giocatori buoni a gennaio li tiene. Gli argentini sono una scommessa, però da questo punto di vista penso che Lo Monaco possa costituire una garanzia, perché è sotto gli occhi di tutti cosa ha fatto a Catania. A Catania oggi ci sono giocatori che nel momento del loro arrivo erano delle scommesse: Berghessio,
Castro, Alvarez e una serie di altri giocatori argentini. Certo, per una squadra come il Palermo, che si trova invischiato in piena zona retrocessione con l'acqua alla gola, il rischio qual è? Quello che questi giocatori non si ambientino. È pur vero però che la maggior parte di questi sudamericani provengono già da campionati giocavano europei. Giocavano in Europa, appunto. Chi in Inghilterra, come Forlin, adesso mi sfugge l'altro dove giocava, però comunque dovrebbero essere già abituati al clima europeo. Il problema è se riescono a calarsi all'interno di una squadra che sta lottando per non retrocedere. Qui deve essere bravo l'allenatore a saperli inserire, chiaramente. Diciamo che una delle mosse che ha fatto saltare la panchina di Gasperini è stata quella di impiegare tanti nuovi volti nella partita contro l'Atalanta. Ti ha convinto questa scelta e quale dei nuovi arrivati li senti di promuovere? Ma secondo me non boccerei completamente la scelta di Gasperini, perché c'era da dare una scossa, c'era da alzare il livello tecnico di questa squadra, che obiettivamente era troppo basso, e quindi c'erano dei giocatori che anche, è vero, erano arrivati da poche ore, però dovevi per forza di cosa metterli in campo, magari non tutti, però la maggior parte sì. Anche perché poi non è che hanno demeritato tantissimo se li paragoniamo a chi è a Palermo già dall'inizio del campionato. Nelson ha fatto un'ottima prova, ha anche fatto gol. Forlin non dico che abbia fatto granché, però qualche tocco si è visto. Fabbrini ha dato l'anima e quindi non mi sento di bocciare completamente questa scelta di Gasperini. Certo, gli argentini sono sempre un enigma, però secondo me sono dei giocatori che hanno più facilità di adattamento rispetto a quei giocatori stranieri che noi eravamo abituati a vedere nelle gestioni precedenti. Secondo me sono giocatori più pronti e che ci potranno essere utili molto presto. Salvo, giusto gettare in campo i nuovi arrivati in una partita così importante come quella che contro l'Atalanta? Non sono totalmente d'accordo io con la scelta di Gasperini. Infatti, volendo analizzare proprio tutta la situazione relativa a Gasperini, io devo dire che il suo inizio è stato contrassegnato molto dalla sfortuna, perché io ricordo una serie di belle prestazioni condite però da tanta tanta sfortuna, vuoi per i gol presi nei minuti di recupero o comunque negli ultimi 10 minuti, vuoi per alcune cappellate, concedimi il termine, di alcuni singoli che francamente faccio fatica a immaginare come siano arrivati a giocare in Serie A. Però poi devo dire che Gasperini si è un po' perso per strada, ci ha messo un po' del suo. La cosa che imputo io maggiormente a Gasperini è una sorta di incapacità di saper leggere le partite in corso d'opera. Penso ad esempio a una serie di sostituzioni sbagliate. Cioè, ragazzi, quando sostituiva Brienza, il Palermo puntualmente prendeva gol. E lui perseverava nei suoi errori. Un altro errore di Gasperini era quello che quando il Palermo passava in vantaggio arretrava il baricentro della squadra, quando è noto che il Palermo non è nelle corde del Palermo difendere il risultato. Il Palermo non è una squadra capace di resistere agli assalti degli avversari, e lui perseverava nei suoi errori. Gli ultimi due errori li ha commessi proprio contro l'Atalanta, che poi è stata la sua ultima partita sulla panchina del Palermo. Il primo errore innanzitutto è stato quello di schierare in una partita fondamentale in chiave salvezza per il Palermo contro una diretta concorrente e in uno stadio in cui c'erano 20.000 persone a trascinarti e in una partita in cui avevi solamente un risultato a disposizione, perché il Palermo in questa posizione di classifica è chiamato a vincere ad ogni partita. Non puoi presentarti contro una squadra solida e coriacea come è l'Atalanta di Colantuono con un solo attaccante e per giunta appena arrivato. E quindi già questo è stato un errore. E poi chiaramente la decisione di mandare in campo tutti i nuovi acquisti è stata un tantino azzardata.
soprattutto per quelle che riguarda l'attacco. Come detto, non avrei messo Boselli dal primo minuto, o comunque l'avrei affiancato ad una punta come Dybala, visto che il capitano Miccoli era squalificato, e a centrocampo non avrei azzardato dal primo minuto la mossa Faurlin, ma avrei dato una chance dal primo minuto a uno tra Rios e Kurtic. Quindi è stata una settimana, ed è una settimana ricca di avvenimenti, lo abbiamo detto proprio in apertura, ma qual è il vero e proprio sentimento dei tifosi del Palermo? Abbiamo provato a capire quella che è l'idea almeno di una parte della tifoseria, andando a capire anche quello che è il loro pensiero in merito al ribaltone in casa rosanero. Andiamo a sentire dunque l'opinione dei tifosi, poi ci fermiamo per un breve intervallo pubblicitario e torniamo in studio per commentarlo. Ribaltone in casa Palermo, sono andati via Lo Monaco e Gasperini. Che idea ti sei fatto di quanto è avvenuto negli ultimi giorni in società? Ma guarda, io penso che Zamparini sia un presidente assolutamente illogico e irrazionale. Dico questo perché aveva ingaggiato Lo Monaco dicendo che si sarebbe occupato di tutto lui in società e che lui non avrebbe più parlato fino alla fine del campionato. Sappiamo tutti com'è andata. Credo che lui soffra un attimo di egocentrismo, è un presidente che non riesce a accettare che qualcuno possa oscurarlo, possa come dire, essere più visibile di lui. Secondo me Gasperini è un buon allenatore, il campionato lo potrà finire tranquillamente, ma Lesani non ci potrà aiutare molto perché è la squadra che non va e il presidente agevola tutto. L'impressione secondo me è il caos, non ti so dare un'altra impressione diversa da questa. L'idea è quella di un cambiamento tardivo, effettivamente se veniva fatto un pochettino prima potevamo correre ai ripari, soprattutto in partite dove potevamo fare bene, molto bene avevamo fatto bene, e poi alla fine giustamente venendo a mancare anche concretezza in una squadra debole, perché solamente con i nuovi acquisti abbiamo visto che potevamo fare sin dall'inizio cose migliori. Che in questi ultimi giorni c'è stata molta troppa confusione in casa rosanero, quindi non condivido la scelta di Zamparini con questi suoi con queste sue che ha cacciato Lo Monaco e Gasperini. Cioè, non condivido assolutamente questa sua scelta. Un'idea proprio che non ne vale la pena neppure parlare, perché il caro presidente Zamparini sta mandando il Palermo veramente in Serie B. Stiamo perdendo tantissimo a Palermo, perché come abbiamo detto, levando a Palermo il calcio levi la vita, per me. Zamparini sta levando tutto al Palermo. Sicuramente negli anni precedenti ha fatto tantissimo, ha portato il Palermo in una finale di Coppa Italia, ci ha portato quasi in Champions League, ha portato giocatori fondamentali, giocatori importanti, ma negli ultimi 2 anni niente. E anzi, si vede in quest'ultima campagna acquisti. Se ci fai caso, soltanto un giocatore è stato comprato con i soldi del presidente, è stato Stefano Sorrentino. Tutti gli altri sono dei prestiti con diritto di riscatto. Secondo voi riscattare questi giocatori? Non credo proprio. Io credo che il fatto che sia stato mandato Gasperini posso anche capirlo, perché diciamo che il Palermo ultimamente aveva una media punti molto bassa quando è arrivato. Ciononostante io credo che Gasperini sia un ottimo allenatore, però da quando è arrivato a qua non è riuscito a far fare quel salto di qualità alla squadra che è quello che c'era bisogno. Io direi che Lo Monaco è un ottimo dirigente che sa fare mercato, solo che per quanto mi riguarda io credo che lui doveva fare 2 cose importanti per costruire questo Palermo. 10 giocatori sono arrivati, ci voleva area nuova, perfetto, sì. Però non ha preso 2 giocatori che secondo me sono importanti, e sono una punta centrale e un difensore centrale, anch'esso 1,90, 1,85 a salire, perché la squadra nostra prende pure gol di testa. Secondo me mandare via Gasperini è stata una cosa, secondo me, buona, perché dalla difesa a 3 non se ne può più vedere. Di Lo Monaco secondo me è stato un grosso errore, perché ha rifondato la squadra, si deve dire grazie a lui se ci sono questi giocatori ora. Chiamato al riscatto il Palermo, ci prova con Malesani, ti convince questa scelta? Sinceramente non conosco Malesani bene come allenatore, so che ha salvato tante piazze. Io l'unica cosa che chiedo a Malesani, penso che come la chiedono tutti i tifosi del Palermo, è di fare uscire tra virgolette gli attributi ai giocatori del Palermo e buttare veramente il sangue, scusando la frase, fino all'ultima giornata di campionato. Speriamo in bene, riesca a finire il campionato e a non farci retrocedere. Questo non lo so, spero che sia meglio i Gasperini, non è che ci voglia tanto poi. Guarda, leggevo su Stadio News che Malesani ha dichiarato che la partita contro il Pescara non è decisiva. A me già questo mi basta per capire che
non ha capito nulla lui, ecco. A questo punto chiunque convince. Malesani, chiamato a sostituire per salvare il salvabile, è sempre stato un ottimo allenatore. È un ottimo allenatore, è schietto, sincero. Se ti deve dire che la cosa non va, te la dice. E forse al momento è quello giusto. È una scelta dell'ultimo momento, secondo me, perché non c'erano tante alternative. L'unica forse più fantasiosa era Reia, ma sappiamo da quello che si legge in giornali che non ha accettato la proposta del presidente. Io sono molto fiducioso su Malesani, anche perché ha avuto molte esperienze anche in questi casi di squadre messe molto male, quindi gli do fiducia. Dopo l'avvicendamento con lo Monaco è tornato anche Perinetti. Può servire la presenza di un dirigente così esperto come lui in questo momento? Io di Perinetti ho sempre avuto stima, perché ho avuto modo di conoscerlo in passato quando durante l'era Sensi, e ti posso dire che è una persona di calcio. E solo che, non me ne voglia, Perinetti non mi sembra una persona di un certo carattere che possa controbattere a Zamparini. No, io credo che la scelta sia stata sbagliata. Meglio lo Monaco, che con pochi soldi è riuscito a fare una squadra comunque competitiva. Mi viene quasi da ridere, perché Perinetti per me sicuramente è una bravissima persona, una persona che capisce di calcio, però è una persona che dice troppo sì a Zamparini. E Zamparini forse cerca questo, le persone che gli dicono soltanto sì e che non vanno contro. Vedi per esempio lo Monaco andava contro ed è stato buttato via. Panucci andava contro ed è stato buttato via. Chiunque va contro Zamparini viene buttato via. E adesso basta, penso che noi siamo stanchi di sentire queste cose, le persone che vengono qua. Cioè io penso che la squadra non ha nessun punto di riferimento, perché con Panucci c'era un punto di riferimento e è andato via. Lo Monaco è andato via. Di un giorno ce n'è uno e un giorno ce n'è un altro. Cioè Perinetti, boh, staremo a vedere, quasi. Non penso che sia la persona migliore, anche perché quest'estate non ha fatto una grande campagna acquisti, quindi speravo che restasse lo Monaco. È la persona migliore per portare avanti il progetto di Zamparini, cioè tornare in Serie B. Un signor sì perfetto per Zamparini. In questo momento, dopo la situazione che stiamo vivendo, qualsiasi persona possa arrivare dovrà andare a lavorare sicuramente sul lato psicologico, dare motivazione a questi ragazzi. Ora Malesani potrebbe essere un adatto a questo, io sinceramente non te lo so dire. Io credo che sarà il campo a dirci se Malesani farà fatto un buon lavoro, riuscirà a fare un buon lavoro, e sicuramente sarà lasciato libero di lavorare, che è la cosa più importante, perché noi conosciamo Zamparini in questi anni di cotta e di culo ne ha combinato. Io avrei preferito ancora lo Monaco, anche perché secondo me Perinetti si piega un po' troppo ed è lo yes man chiamato, cioè che dice sempre sì a Zamparini e nient'altro. È una persona che già conosciamo, l'abbiamo apprezzato quando era qui a Palermo, l'abbiamo anche un po' rimpianto, e quindi penso che è la scelta migliore che poteva fare a questo punto. Speriamo bene. Il mercato lo ha condotto lo Monaco, anche questi giocatori che sono arrivati in casa Palermo li ha presi lui. Quando Taglia cambia subito l'allenatore, cambia subito il direttore, cioè si trova, viene Perinetti, anche egli un ottimo dirigente, perché da forse in squadra è ben visto. Quindi credo che sicuramente sia ben visto, in società è più ben visto lui che lo Monaco. Però il mercato l'ha condotto un altro dirigente, quindi se si va a fare una cosa del genere deve essere fatta prima, secondo me. Non presenterò quest'anno, questa volta, il contratto. Sesta volta che io un altro contratto per gli italiani. Anche perché le attaccherebbero tutti i suoi nemici, Presidente. Appena lei fa un contratto, lo presenta in televisione o con i media, diranno, vabbè, il solito contratto di Berlusconi. Sì, è vero. È vero. Quindi troviamo lei un uomo di comunicazione. Mi lascia fare prego, una osservazione. Thank you.
il via la campagna di abbonamenti 2012-2013 al Teatro Al Massimo Stabile di Palermo. Vittoria Belvedere e Luca Ward in My Fair Lady. Gianfranco Iannuzzo in Cercasi Tenore. Viva Zorro il Musical con Michele Altieri. Enrico Guarnieri in Gatta Cicova. Paola Gassman e Pietro Longhi in Due dozzine di rose scarlatte. Se devi dire una bugia, dilla ancora più grossa, con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Miriam Mesturino. L'operetta Cincilla, una commedia brillante, Cuori in affitto con Giovanna Criscuolo e Maria Teresa Amato. Teatro Al Massimo, a Palermo, in Piazza Verdi 9. Info e contatti 091 58 95 75. www.teatroalmassimo.it. Sembravano cose dell'altro mondo. Le nuove alte tecnologie negli ospedali della Sicilia con i fondi europei. Migliora la capacità di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione in oncologia, nel cardiovascolare, nell'emergenza urgenza. Scopri di più su www.costruiresalute.it. Le persone, prima di tutto. Glitz & Glamour, noi abbiamo a cuore i vostri piedi. Glitz & Glamour, vieni a trovarci nei punti vendita di Viale Lazio 110 e Corso Calatafimi 248. Per informazioni contattaci ai numeri 091 20 48 28 e 091 42 25 55. www.glitzandglamour.com. Presidente, io avevo detto ai suoi collaboratori sarebbe stato più bello i fuori onda, che magari trasmettono ancora più quel sentimento del nostro mitico presidente Berlusconi. Sta affermando che io fuori onda sono più simpatico. Guardateci su 091.
quindi il giudizio severo da parte dei tifosi del Palermo nei confronti dell'operato di Maurizio Zamparini. Paolo, possiamo dire che abbiamo raggiunto forse il minimo storico dei rapporti tra la tifoseria, o quantomeno una parte, e il presidente? Direi decisamente di sì. Purtroppo prima il discorso della campagna acquisti, che ai tifosi non è piaciuta, non sono piaciute cessioni importanti che si sono ripetute in questi ultimi due anni, soprattutto dopo la finale di Coppa Italia. E poi i continui ribaltoni, i continui cambi di progetto, a ragione, certamente non piacciono ai tifosi. Però devo dire che si sta un po' uscendo dalle righe da questo punto di vista, perché si sta quasi creando un'antipatia troppo marcata nei riguardi della persona Maurizio Zamparini, che non merita, al di là dei suoi errori, al di là del progetto che viene continuamente spezzato. Al di là di questo, Maurizio Zamparini è veramente una persona che ama questi colori, che ama il Palermo. È una persona di 72 anni che ha investito tantissimo in questa società, e non credo in questo momento preciso ci possa essere qualcuno che possa veramente prendere il posto di Maurizio Zamparini. Maurizio Zamparini è sempre uno di quei pochi presidenti che oggi investono nel calcio, e se andiamo a fare un discorso generale anche di società più importanti, anche di società più avanti in classifica, non abbiamo visto tutti questi investimenti, a parte poi un discorso Berlusconi-Balotelli, insomma, a parte qualche eccezione, gli investimenti non sono stati tantissimi. Quindi Zamparini è comunque uno che può ancora garantire a questa società, a questa piazza, a questa tifoseria, un Palermo comunque competitivo. Gli errori sono stati fatti, speriamo di poter condurre la stagione con la salvezza e ripartire, perché con Zamparini si può ripartire in Serie A per un nuovo progetto, e si può ripartire in Serie B, male che vada, facendo i debiti scongiuri, e Zamparini è in grado di riportare subito il Palermo in Serie A. Altri sostituti, e sinceramente in questo momento non ne vedo. Ho sentito parlare anche di un'iniziativa dei tifosi, dell'azionariato popolare. L'idea magari è stuzzica, è graziosa, però non penso sia una cosa che si possa concretizzare a Palermo. Qui non siamo a Barcellona. Quindi io direi ai tifosi, innanzitutto, di stringerci tutti intorno a questa squadra fino alla fine, perché la Serie A è veramente un bene di tutti. Zamparini ovviamente si può contestare, perché c'è libertà. Chi non è d'accordo all'operato di Zamparini è giusto che lo manifesti, però sempre senza passare dalla parte del torto. Facciamolo con civiltà, perché Palermo lo ha dimostrato, lo è. Palermo è una tifoseria civilissima e deve continuare così. Poi vedremo, può essere che in futuro ci possa essere qualcuno in grado di rilevare il Palermo e che possa dare ancora più di Zamparini. Io sinceramente in questo momento non lo vedo. Salvo, i tifosi del Palermo dovrebbero tenere sempre a memoria quanto fatto dal presidente, o la riconoscenza ha un limite? A me piace utilizzare una metafora letteraria per ripercorrere le tappe di Zamparini a Palermo. Al momento dell'arrivo di Zamparini a Palermo si è vissuto una sorta di rinascimento. Si è usciti da un'epoca buia e c'è stata una nuova fioritura calcistica che ha portato il Palermo in Serie A, in Europa, alle soglie della Champions League e in finale di Coppa Italia. Dalla scorsa stagione invece stiamo vivendo un'epoca di decadentismo. Gli obiettivi del Palermo sono cambiati, il Palermo adesso lotta per la salvezza, e questo sicuramente ha contribuito a creare del malumore tra la gente. Questo però non giustifica quello che è successo l'altro giorno all'uscita del tenente onorato di Bocca di Falco. Sicuramente esistono dei modi per contestare decisamente più civili rispetto agli sputi, ai calci, ai pugni dati
ad un'automobile, in quell'interno c'era il presidente Zamparini. Va bene, va bene la scritta anti-Zamparini, va bene il coro anti-Zamparini, però è anche bene cominciare a stemperare un po' i toni, perché stiamo parlando pur sempre di calcio. Io non ho mai visto un politico ladro uscire inseguito dalla gente inferocita, quindi ragazzi, stiamo parlando sempre di sport, calma e sangue freddo, esatto. Certo, poi magari la cosa che forse fa più arrabbiare il tifoso, secondo me, non è tanto il cambiamento di obiettivo, perché poi il tifoso palermitano è molto legato alla squadra, quindi comunque capisce il momento e lo si è visto anche al di là delle iniziative della società che ha permesso ai tifosi di recarsi allo stadio con soli 6 euro. Dico, il seguito è stato sempre elevato, però penso che alla fine la cosa che dispiace più al tifoso palermitano è che Zamparini tratta questa società un po' come la tela di Penelope, fa e disfa, è questo quello che dà più fastidio al tifoso. Però non innamoriamoci troppo dei personaggi, ricordiamoci una frase del celebre Delio Rossi, esatto, che è amato da tutti, è stato amato, sì, da tutti i tifosi palermitani. I giocatori, i dirigenti, i giocatori, gli allenatori passano, il Palermo resta. Ricordiamocela sempre questa frase di Delio Rossi. Il Palermo resta e resta, ovviamente è arrivato da poco Stefano Sorrentino, che è stato uno dei protagonisti, il protagonista oggi della conferenza stampa in Casa Palermo. Temi interessanti, quelli toccati dal numero 1, dal numero 54 del Palermo. Andiamo a sentire le sue parole e poi rientriamo in studio per commentarle. Per come sono fatto io, più la sfida è difficile, più è stimolante, più mi ci butto dentro a più non posso per cercare di ottenere quello che voglio. Ecco. È chiaro che siamo in una situazione difficile, è inutile tanto nasconderci dietro un dito, però è stimolante, perché tanto poi sul carro dei vincitori saliranno in tanti, quindi nel caso in cui dovessimo essere vincitori. Ma guarda, io sono stato una settimana solo con mister Gasperini, quindi non è che potessi dirti molto di quello che ho visto. È chiaro che si vede che è un ambiente che non è abituato a lottare per la salvezza. E quindi mi è capitato di sentire gente che dice no, noi non riusciamo a guardare la classifica, no? Invece bisogna guardare la classifica, perché bisogna rendersi conto di dove siamo. È chiaro che il Palermo negli ultimi 10 anni era sempre nella parte sinistra della classifica, e adesso trovarsi ultimi nella parte destra fa impressione, però è proprio in questi momenti che bisogna cercare di tirar fuori il meglio di ognuno di noi. Ecco. Il mister Malesani io non ce l'ho mai avuto, sono stati avversari anche in Grecia, però è chiaro che ha portato esperienza, ha portato serenità. L'arrivo suo del direttore Perinetti è chiaro che ha portato una ventata diversa, ecco, che poi dopo sia quella giusta questa o sia quella giusta quella passata, solamente il tempo dirà cosa era più giusto. Ah, sai, sono tante partite, è chiaro che non bisogna perdere terreno da quelle che sono davanti a noi. È chiaro che nessuno si aspettava per esempio la vittoria del Cagliari a Roma o partite così. È chiaro che quelli sono punti pesanti e punti che fanno la differenza. È chiaro che noi dobbiamo iniziare a vincere, perché se non vinciamo, se non mi sbaglio, dal derby col Catania che il Palermo non vince una partita, e nonostante tutto siamo là e quindi bisogna vincere. È chiaro che Pescara è una tappa fondamentale, è un altro scontro diretto, visto che ultimamente gli scontri diretti non è che se ne stanno vincendo molti, bisogna far punti, ecco. Poi ti ripeto, scontro diretto no, la cosa importante è portare a casa 3 punti, agganciare loro e dare anche un segnale al campionato e a tutte le altre avversarie che il Palermo è vivo e che non siamo ancora spacciati, ecco. Dipende dal Palermo. Io mi ricordo che il primo anno di Chievo a Natale abbiamo girato a 9 o 10 punti, ci davano già per morti e poi ci siamo salvati con una domenica d'anticipo, quindi senza fare calcoli, a me non piacciono calcoli, tabelle, oppure vinciamo tutte quelle in casa e perdiamo tutte quelle fuori. Se poi succede come domenica che perdi quella in casa, che fai? Sei morto. Noi dobbiamo affrontare gara per gara cercando di vincere il più possibile. E questa squadra ha le potenzialità per poterlo fare. Non so come mai sia uscita fuori di nuovo questa cosa, sinceramente.
e mi fa strano, ecco, perché io ho sempre ringraziato il Chievo e continuerò a farlo, perché comunque mi ha dato la possibilità di ritornare in Italia, mi ha dato la possibilità di esprimermi ad alti livelli. È anche vero che sono 2 anni che gli chiedevo di andare via e così non è stato fatto. È anche vero che ho quasi 34 anni, hanno incassato circa 4 milioni di euro. È anche vero che ho pagato 40.000 euro di multa per l'equivoco dell'allenamento non fatto o fatto, anche se quella cosa lì poi dopo era stata chiarita subito dopo con una riunione dove c'era il mio procuratore, mister Corini, direttore sportivo e presidente, dove abbiamo chiarito quella cosa, dove il mister prima della partita di Bologna mi aveva assicurato che era la mia ultima partita, mi aveva assicurato che lunedì io sarei venuto qua a Palermo, poi dopo e mi aveva promesso che appunto che lunedì io diventavo un giocatore del Palermo, e lui sapeva benissimo che il martedì poteva succedere quello che è successo. Se poi dopo tra di loro non si sono parlati, non è un problema mio. Io questa cosa qua l'avevo già chiarita con loro, l'ho chiarita, come ti ho detto, in una riunione con testimoni, dove poi dopo alla fine mi è stato dato, cioè il mister sapeva di questa cosa. Però è chiaro che agli occhi della gente devono anche dare un po' una giustificazione, devono anche far passare come, tra virgolette, la mela marcia io, però va bene così, cioè sinceramente io in questo momento devo pensare al Palermo. E quindi deciso anche quando si presenta davanti ai microfoni, Stefano Sorrentino non ha fatto mancare anche una bella stoccatina nei confronti della sua ex squadra, il Chievo Verona. Noi per fortuna ce lo siamo messi dentro e forse è l'acquisto più azzeccato del mercato invernale. Mamma mia che personalità, ne avessimo altri 4 giocatori come Sorrentino. Sì, certamente, parlavamo appunto anche all'inizio della campagna acquisti Lo Monaco, l'arrivo di Sorrentino insieme a quello di Dossena sono stati sicuramente 2 acquisti azzeccati, 2 acquisti che ci volevano, e col portiere veramente abbiamo tappato un buco, perché il portiere ti porta tanti punti nel corso di una stagione e già lo abbiamo visto in queste prime partite con interventi decisivi. Quindi Sorrentino è stato un ottimo acquisto. Così come con Dossena abbiamo veramente sistemato una delle 2 fasce, perché è un giocatore anche lui di carattere, è un giocatore abituato alle grandi piazze, è un giocatore, sono proprio i giocatori che ci volevano in una squadra spesso troppo giovane, ma anche molto impaurita. Noi quello che spesso noto, soprattutto nelle gare in trasferta, soprattutto in quei temibili ultimi 10 minuti, spesso vado a guardare appositamente le facce dei giocatori del Palermo. Io guardo Garcia, io ho paura da tifoso probabilmente, ma vedo Garcia e vedo che in campo non si dovrebbe avere paura. Invece Garcia aveva paura, Wicani aveva paura, e altri avevano paura. E questa è una cosa veramente brutta, una cosa che giocatori di carattere come Sorrentino possono essere molto d'aiuto anche per i compagni, perché anche tu da difensore, che magari conosci anche i tuoi limiti, se dietro c'hai Sorrentino sei un po' più tranquillo. Quindi devo dire che giocatori così ce ne vogliono, a questi si uniranno quelli che abbiamo già, non ci scordiamo che abbiamo sempre un Miccoli, uno sicuramente che non ha paura di nulla. Secondo me Rios è un altro giocatore, un mastino di centrocampo, un giocatore che secondo me ancora non ha fatto vedere il suo vero valore a Palermo, perché Rios è un buon giocatore. E poi tra l'altro in una squadra dove si segna dove sono pochissimi quelli che segnano, Rios ha già fatto 2 gol. In ogni caso si trova nella posizione giusta nei momenti giusti, quindi anche questa è una cosa da considerare. Salvo Sorrentino, l'uomo giusto anche grazie alla sua esperienza per centrare questa impresa chiamata salvezza. Io non posso che essere d'accordo. Sorrentino e Dossena sono i 2 fiori all'occhiello della campagna acquisti del Palermo di gennaio. Sorrentino, dall'alto della sua esperienza e del suo carisma, darà sicuramente un contributo fondamentale da qui alla fine della stagione, perché lo reputo uno di quei portieri capace di portare in dote alla propria squadra
almeno 10-15 punti, è un portiere decisivo. E ho visto anche come è capace di guidare la difesa, parla molto con i difensori, e questa è una cosa importantissima, e soprattutto anche perché abbiamo dei difensori molto giovani come Muñoz, Garcia. Avere dietro un portiere dalla qualità e dall'esperienza, perché non è solamente l'esperienza, Sorrentino mette anche tantissima qualità, è fondamentale. Sorrentino, tra l'altro, che ha dimostrato anche di essere molto saggio, perché ha commentato anche quella che è stata la contestazione al presidente Zamparini, parlando anche ovviamente del prossimo impegno, quello interno contro al Pescara. Andiamo a sentire la seconda parte della conferenza e poi andremo a commentare proprio il prossimo impegno casalingo contro il Pescara. Ma guarda, lui ha detto poche cose, ecco. Ha detto che bisogna ripartire, credere in noi, non abbiamo tempo per prepararci come si vorrebbe, però è chiaro che dobbiamo far punti. C'è una ventata di aria diversa, ecco, però ora è il campo che deciderà, il campo che dirà cosa è stato più giusto. Allora, responsabilità sì, ma come tutti quanti gli altri, ecco, è chiaro che so benissimo lo sforzo che ha fatto il presidente Zamparini nel portarmi a Palermo 2 settimane fa, e quindi so benissimo qual è il mio ruolo e devo, come ho detto prima, dare di più del 100%, ecco, quindi devo, tra virgolette, mi devo sdebitare della spesa e soprattutto mettere a disposizione dello spogliatoio di chi è più giovane, cioè il bagaglio di esperienza che ho. Quindi anche se siamo in tanti, tutti quanti noi dobbiamo essere responsabili, perché solamente il gruppo che va avanti, il gruppo che vince, cioè il singolo giocatore non vince. Il direttore Perinetti l'ho conosciuto sempre da avversario, anche se non sapevo una cosa, che lui mi scartò quando ero ragazzino ai tempi della Juve, però l'ho ringraziato perché è stata la mia fortuna. Poi ho visto la carriera, infatti ci siamo messi subito a ridere, è stata la fortuna, no? Adesso non lo sapevo delle curve di nuovo a 6 euro, però ecco, fa piacere sapere che comunque anche la società sta cercando di mettere a disposizione voglio dire, di fare il massimo per cercare di riempire lo stadio. È chiaro che il tifoso magari è anche stanco, sotto un certo punto di vista, di questi appelli o di queste promesse che poi dopo magari non vengono mantenute durante la partita, però è chiaro che se non ci stringiamo adesso non lo facciamo più, ecco. Tutti quanti noi dobbiamo, come ho detto prima, da voi, a loro, a noi, a lui, cercare di lavorare tutti insieme per cercare di portare il Palermo alla salvezza, quindi la barca deve arrivare in porto. Beh, è chiaro che gli argentini, come il sottoscritto, sono stati portati dalla vecchia dirigenza, e quindi da straniero possono pensare che magari qualcosa può cambiare, ecco. Invece il mister in questa settimana ha mischiato le carte. Io, come ho detto prima, conosco il mister d'avversario, però lo reputo una persona molto intelligente, quindi lui sa benissimo che ha bisogno di tutti, e quindi tutti quanti stanno dando una grande responsabilità, tutti quanti si sono messi a disposizione, e io penso che sarà solamente adesso un momento, che poi già oggi, che è venerdì, è già passato un attimo di transizione, però ecco, ora la testa di tutti quanti noi argentini o non argentini, nuovi o vecchi, è quella di domenica del Pescara, quindi non c'è. È chiaro che martedì eravamo un po' tutti quanti così, perché quando c'è un cambio è sempre, come ho detto prima, si perdono dei crediti e quindi bisogna ripartire tutti quanti da zero. Però il bello è anche questo, ecco. Per quanto riguarda la contestazione dell'altro giorno, sinceramente, sai, io sono qua da 2 settimane, a me è dispiaciuto che hanno contestato il presidente, perché fondamentalmente, per quel poco che lo conosco, mi sembra una bravissima persona. E lui era, anche da quello che ho letto, dispiaciuto per questo, ecco. Io credo che se il Palermo in questi 10 anni è girato anche per l'Europa, gran parte del merito è il suo, ecco, e sinceramente io non riesco a vedere un Palermo senza Zamparini. Pescara intanto viene qua con 2 risultati su 3, e quindi sotto un certo punto di vista può essere avvantaggiato. È chiaro che è una squadra battagliera, è una squadra che affamata di punti come noi, però noi dovremo esserlo di più, dovremo essere più attenti, dovremo cercare di sfruttare al meglio quel poco
che ci concederanno e basta. Secondo me è un'ottima squadra, una squadra, io sono dell'idea che 7, 8, 10 squadre sono tutte quante sullo stesso livello, poi dopo sono gli episodi che cambiano, che possono cambiare un risultato e di conseguenza la classifica, ecco, quindi sarà battaglia fino alla fine e quindi la reputo un'ottima squadra. Per quanto riguarda Perin, è un ottimo portiere, è giovane, ha tanta strada davanti a sé, voglio dire, non sono io sicuramente che lo devo presentare, ecco. Al primo anno di Serie A comunque sta facendo molto molto bene, è già nel giro comunque della nazionale, che dire, voglio dire, se già a 20 anni, 19, quanti ne hai, nel giro della nazionale ha un futuro davanti a sé incredibile, gli auguro il meglio, perché a me poi personalmente come portiere mi piace molto. Meno male che ne escono uno ogni 30 anni, perché sennò noi vecchietti a quest'ora avevamo già smesso, ecco. Quindi ecco, solo questo. È chiaro che si trova anche lui in una situazione non semplice, ecco. Però ecco, ha dimostrato già, come hai detto tu, in partite tipo Firenze o altre partite di essere all'altezza, di essere già pronto per una grande squadra. E visto che l'ho già battuto col Chievo, mi auguro anche di ribatterlo col Palermo. E quindi uno dei temi interessanti del prossimo impegno casalingo del Palermo è anche lo scontro a distanza fra Sorrentino e Perin, l'esperto e il giovane emergente. Diciamo però, Paolo, che forse Pescara è uno degli ultimi treni per la chiamata alla salvezza. È certamente uno degli ultimi treni, non solo perché è un'altra partita con un'altra diretta concorrente, così come lo era quella dell'Atalanta, ma sicuramente perché il morale va a terra se fallisce anche quest'altro scontro diretto. È vero che io non sono amante delle tabelle e ho detto sempre, anche qualche settimana fa, che non bisognava solo puntare alle partite negli scontri diretti. Perché? Perché possono succedere risultati diversi anche contro le grandi, e purtroppo lo abbiamo visto che a farli sono stati le nostre dirette concorrenti e non noi. Quindi bisogna andare su ogni campo con la convinzione di prendere punti, non fare più una scelta tra una squadra e l'altra. E poi sappiamo benissimo che nella parte finale del campionato, volendo, poi ci sono sempre quelle 5-6 squadre che mollano, che si trovano magari nella parte sinistra della classifica con nessun obiettivo e alla fine potrebbe essere anche più facile. Quindi sì, è giusto guardare gli scontri diretti, ma ormai guardiamo in linea generale. Poi per quel che riguarda il Pescara, veramente, leggevo la formazione del Pescara e mi chiedevo, ma come fa a essere sopra il Palermo questa squadra? Come fa? Secondo me il Palermo è veramente superiore al Pescara, ma non di poco, di molto. E tra l'altro arriveranno qui con tante assenze. Mancherà Weiss, mancherà Tonni, mancherà, esatto, anche qualche altro. Sforzini. Sono giocatori importanti, quindi è una partita da vincere. Bisogna in questo caso fare 3 punti in qualunque modo, anche soffrendo, ma l'importante è portare a casa questi 3 punti per cominciare la risalita, per cominciare il rilancio. Salvo, tra l'altro, Sorrentino ha sottolineato una cosa importante. Occhio, perché il Pescara avrà 2 risultati su 3 a disposizione, e lo stesso Sebastiani so che ha detto che non disdegnerebbe un pareggio. Sì, diciamo che non sono tanto d'accordo sul fatto che il Pescara abbia 2 risultati su 3 a disposizione, perché il pareggio serve a poco a muovere la classifica. Il Pescara è reduce da 4 sconfitte consecutive, tra l'altro anche il Pescara ha vissuto una settimana da bollino rosso, un po' come il Palermo, perché al termine della sconfitta interna con il Bologna una frangia di tifosi poi ha chiesto e ottenuto un confronto con squadre e allenatore, segno quindi che anche lì il clima non è proprio del tutto sereno. Sì, il Pescara si presenterà al Barbera un po' incerottato, avrà diverse assenze e forse per questo magari un pareggio non sarebbe da buttare via, però come giustamente dicevi tu, il presidente Sebastiani, intervenuto ai microfoni di Palermo News, ha detto chiaramente che vuole tornare da Palermo con la vittoria.
Eh sì, e speriamo che quantomeno questo non possa avverarsi. Vediamo invece se potrebbero avverarsi quelle che sono le scelte dei nostri ospiti, perché abbiamo chiesto come sempre quelle che potrebbero essere le previsioni in merito ad alcune partite del prossimo turno. Andiamo dunque a vedere la schermata relativa ai pronostici di Paolo. Vediamo un po' cosa ha scelto il nostro caro Paolo. Atalanta Catania X, Udinese Torino 1, Sampdoria Roma X, Bologna Siena X, Cagliari Milan 2, una giocata da 10 euro, beh, per una vincita potenziale di 1207,12 euro. Devo dire che è molto interessante la possibile vincita in merito a quanto scelto da Paolo. C'è questa sorta di pareggite, tre pareggi su 5, però devo dire che effettivamente è una di quelle schedine, potremmo dire, che allettano. Ecco, sì. Guardandola così viene la voglia anche di provare. Buttiamo. Sì, buttarle ogni tanto, giocare in maniera responsabile ovviamente può sempre essere utile, anche per dare quel pizzico in più alla domenica quando si assistono alle partite. Vediamo invece cosa cambia rispetto a quanto scelto da Salvo, anche perché io poi magari andrò a memoria, vediamo se riesco a ricordare anche quella che sarà poi la schermata di Paolo. Vediamo Salvo cosa ha scelto invece in merito alle partite da noi selezionate, anche perché siamo stati un po' cattivi, abbiamo scelto delle partite molto difficili, devo dire la verità. Atalanta Catania 1, Udinese Torino X, Sampdoria Roma X, Bologna Siena 1, Cagliari Milan 2, una giocata da 10 euro per una vincita potenziale, anche qui niente male, da 790,70 euro. Io vi dico prima che qualora dovesse esserci una giocata vincente avreste la vostra percentuale. Quindi questo è assicurato. E devo dire che qualche scelta simile, andando a memoria, la vedo, perché il pareggio della Roma con la Samp è una scelta che condividete. Ovviamente anche la vittoria del Milan sul campo del Cagliari, anche se non mi sento di dire sul campo del Cagliari, no, perché c'è la classica sceneggiata tutta italiana, perché non si giocherà a Isa Arenas ma si giocherà a Torino, e questa è una cosa un pochettino particolare, visto che noi a Isa Arenas invece ci abbiamo giocato. Ovviamente poi c'è l'altro gioco, quello più amato forse dagli italiani in ambito calcistico, quello del fantacalcio, e io devo fare i complimenti a quello che è stato il vincitore della scorsa settimana del nostro gioco, ovvero Andrea Monachello. Ha totalizzato un punteggio molto interessante, quindi è suo diritto andare a regalare quelli che sono i pronostici per la prossima giornata di campionato. Vediamo anche una foto del nostro Andrea, questo l'11 scelto dallo stesso Andrea, con Sorrentino tra i pali, speriamo che possa essere una scelta azzeccata. Paletta, le Grottaglie e Domizzi in difesa, Ilicic, Biabiani, Gomez e Boateng a centrocampo, Cavani, Di Natale e Gilardino in avanti, con la speranza che Ilicic possa recuperare, perché fa parte, diciamo, di quei giocatori che erano indisponibili, o quantomeno potrebbero essere indisponibili per un piccolo problemino fisico. 89,5 è il punteggio che ha totalizzato il nostro Andrea nella giornata precedente, quindi complimenti ancora al nostro vincitore. Vediamo invece lo scontro di questa settimana, perché è relativo alle formazioni dei nostri ospiti, quindi uno scontro molto interessante fra il Costa Team e il Bavari Team. Quindi vediamo la squadra in casa. Abbiamo scelto Paolo per la formazione in casa, con Buffon tra i pali, Barzagli, Biava e Roncaglia in difesa, De Rossi, Pirlo, Diamanti e Hamsik a centrocampo, Cavani, El Shaarawy e Jovetic. Dall'altra parte ci sono delle scelte simili, con Sorrentino tra i pali, Barzagli, Paletta e Domizzi in difesa, Vidal, Hamsik, Pirlo e Biabiani a centrocampo, Cavani, Palacio e Balotelli. Quindi diciamo che in caso di gol di Cavani esultate entrambi, e lo stesso vale anche per Hamsik. Beh, del resto c'è un impegno abbastanza interessante per il Napoli, e poi ovviamente quella scelta anche un po' legata al cuore, con Sorrentino tra i pali, con la speranza effettivamente che possa essere felice. Poi beh, El Shaarawy, come non schierarlo? E beh, ho sentito anche che c'è qualcuno che ha criticato la coppia El Shaarawy-Balotelli, non so per quale motivo. Se qualcuno non è contento, io sono ben disposto ad accogliere. Li prendiamo subito noi. Favorevolissimo. Scriviamo assolutamente. Beh, siamo arrivati alla parte finale della nostra trasmissione, anzi direttamente ai saluti, quindi io ringrazio il collega di Italpress Paolo Costa. Grazie Paolo e buona serata. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie anche al collega di Palermo News, Salvo Bavari. Grazie Salvo. Grazie a voi, buona serata. Ovviamente il ringraziamento va anche ai Calcio d'Inizio Boys, Luca in Calcaterra, Cristiano Baio e il nostro Salvo Panasci, al direttore Francesco Panasci, sempre per la sua gentile collaborazione, per la sua presenza stabile nella nostra redazione. L'appuntamento ovviamente è sempre per la prossima settimana, ore 21:30, canale 626 del digitale 091, con Calcio d'Inizio. Da parte mia, Giorgio Lì, a tutto, alla prossima settimana, ciao!